special. You are, no one can see. But I'll keep it a secret. Un omaggio al corpo, al gesto, alla presenza fisica nella giornata mondiale del teatro. Per questo 27 marzo abbiamo pensato a Virgilio Sieni, il coreografo toscano che da sempre lavora sulla costruzione profonda dell'atto di muoversi e danzare, coinvolgendo spesso le comunità, operazione che in quest'epoca di pandemia assume sempre più rilevanza. Indimenticabile, tra i suoi tanti lavori, la messa in scena in Biennale del Vangelo secondo Matteo, realizzata con danzatori non professionisti, capaci di portare la dimensione tipica del palco in uno spazio condiviso, pubblico, esteso fino a raggiungere ciascuno di noi. Sei anni fa, poi, in Fondazione Prada, Sieni aveva portato il suo Atlante del gesto, ricostruendo, in uno spazio profondamente museale, una dimensione più ampia che, oltre a coinvolgere, spingeva anche altrove, in territori propri dell'arte performativa, che sono per definizione complessi. Il perdersi fa parte anche di una presenza, di uno stare al mondo attraverso anche il senso dell'abbandono, no? Riuscire anche a abbandonare, quindi a non possedere quello che viene elaborato dal corpo. Noi lavoriamo in un'arte effimera, non è... l'arte visiva si tende a creare il prodotto, il corpo una volta fatto, lo spettacolo il giorno dopo, soprattutto qui in fondazione, è già tutta un'altra cosa. Forse questo pensiero di un effimero che si rinnova continuamente nella prossemica, anche nel quotidiano, è il miglior auspicio per questa giornata mondiale del teatro.